Benvenuti, siamo con la professoressa Maria Venuti, dirigente scolastico dell'Istituto di Istruzione Superiore San Benedetto di Cassino. Benvenuto, professoressa. Grazie, grazie, grazie mille per questo invito. Buongiorno a tutti. Professoressa Venuti, lei dirige un istituto molto complesso che ha diversi indirizzi di formazione, alberghiero nelle articolazioni di enogastronomia, sala e vendita accoglienza turistica, moda made in Italy, servizi per la sanità e l'assistenza sociale, manutenzione e assistenza tecnica, il corso serale e avete anche una sezione nella locale casa circondariale. Per riuscire a seguire l'eterogeneità degli alunni a cui vi rivolgete è importante una formazione continua di tutto il personale, docente e non. Voi come vi siete organizzati per raggiungere questo obiettivo? Allora, ha detto bene Fabio, questa scuola è una scuola molto complessa, complessa proprio nell'accezione sociologica del termine, è una scuola articolata che richiede un'organizzazione capillare all'interno, richiede la strutturazione di un organigramma preciso in cui ci sia una differenziazione dei ruoli molto ben definita. La formazione in tutto questo, ma questo discorso vale per tutte le scuole, è un'opportunità, è un dovere diritto di tutto il personale, quello docente, personale amministrativo, personale tecnico, collaboratori scolastici, a differenza ovviamente delle mansioni e dei compiti che si vanno a svolgere. In questa scuola la formazione è uno degli elementi, diciamo, su cui puntiamo principalmente, perché vale per tutte le autonomie scolastiche. La scuola è un sistema complesso, come dicevamo, ma è anche e soprattutto un sistema aperto, quindi in continua interazione con l'ambiente circostante, dal quale riceve informazioni e al quale deve restituire. Quindi è un'interazione continua all'interno di una realtà sociale e culturale che, come ben sappiamo, è in continuo movimento, no? Bauman parla di realtà fluide, quindi di situazioni mutevoli, e la scuola deve essere pronta a rispondere ai cambiamenti della società. Quindi noi dobbiamo essere capaci di avere la nostra valigetta degli attrezzi sempre ben attrezzata, dobbiamo essere consapevoli del lavoro che stiamo facendo, dobbiamo lavorare per essere innanzitutto tutti all'interno della scuola dei bravi educatori, partendo dal dirigente scolastico ovviamente. Nella nostra scuola il contesto, l'ambito prettamente formativo si struttura sicuramente a partire da due elementi che si combinano perfettamente l'uno all'altro. Se da una parte c'è una richiesta da parte dei docenti, quindi la volontà dell'istituzione di rispondere ai bisogni formativi dei docenti, dall'altra parte altri percorsi formativi partono dalla nostra autovalutazione. Quindi attraverso un'analisi SWOT interna, grazie alla quale noi riusciamo a capire quali sono i nostri punti di forza e le nostre criticità, quali sono le opportunità del contesto circostante e quali sono le minacce, tra virgolette, del contesto circostante, riusciamo a strutturare percorsi che siano calibrati sulle nostre esigenze. Perché dobbiamo essere capaci a rispondere ai bisogni dei nostri studenti, perché il lavoro principale è quello di creare all'interno della scuola un clima che sia favorevole al benessere di ognuno e di tutti, affinché tutti insieme, perché è la comunità che deve muoversi, perché è il gruppo che deve muoversi, tutti riusciamo ad aumentare, a migliorare, a potenziare il livello qualitativo della vita dei nostri studenti nel rispetto della loro provenienza, del loro background, nel rispetto delle loro caratteristiche e delle loro peculiarità. E devo dire che la risposta da parte del personale ai percorsi formativi ad oggi è stata eccellente. Noi l'ultimo percorso formativo l'abbiamo svolto fino agli inizi di luglio su ADHD e alunni con bisogni educativi speciali, ma accanto a questo ci sono anche dei percorsi più specifici, cioè la formazione
Non deve essere necessariamente un percorso standardizzato per tutti i docenti e tutti devono partecipare agli stessi percorsi. Ci possono essere anche percorsi che, più che formazione in termini, come dire, stretti, sia una sorta di aggiornamento interno in termini di peer-to-peer. Quindi se un docente partecipa a percorsi formativi anche esterni e vuole poi far sì che i propri colleghi possano usufruire di questo nuovo materiale intellettuale che è riuscito a raccogliere, si organizzano percorsi a piccoli gruppi, su piccoli gruppi classe, su piccoli consigli di classe, all'interno dei dipartimenti. Quindi è un ambito articolato, diversificato, che se da un lato affronta tematiche che a mio avviso sono basilari, perché prima di parlare di qualsiasi formazione specialistica, noi dobbiamo lavorare su concetti base legati al mondo educativo per riuscire veramente ad educare, per riuscire veramente ad educere. Lavorare, per esempio, su la psicologia umanistica, volendo riprendere Rogers, sul concetto di empatia, sul concetto di pensiero divergente, sulla creatività, sull'intelligenza emotiva, perché solo creando una relazione educativa forte, importante, vera, è possibile far sì che gli studenti apprendano, soprattutto in un contesto come il nostro, che è un contesto di una scuola di frontiera, io la definirei così, perché è un istituto professionale, quindi un lavoro importante fatto con i nostri studenti, per esempio, della casa circondariale, con gli adulti del serale, con i ragazzi che frequentano i corsi, come dire, diurni standard e che magari provengono da contesti socioculturali particolari, ma anche i ragazzi che hanno dei percorsi diversificati in termini di plus dotazione, per esempio. Quindi riuscire ad avere una lucidità in termini sistemici, quindi organizzare dei percorsi diversificati, organizzare dei percorsi che non siano calati dall'alto, ma che nascano dai bisogni formativi dei docenti e che rispondono al nostro rapporto di autovalutazione. Cosa stiamo sbagliando, che cosa stiamo facendo molto bene? Ecco, nel vostro istituto avete anche potenziato il supporto agli studenti con difficoltà mediante l'integrazione con il personale dell'assistenza specialistica. Quanto è importante questa figura e come si integra con il personale docente sia di sostegno che delle discipline curricolari? C'è un proverbio africano che dice che per crescere un bambino è necessario un intero villaggio. La scuola non può, alla Hannah Arendt, rappresentare, avere la pretesa di essere il mondo, ma lo rappresenta. I ragazzi devono imparare ad avere a che fare con figure differenti che ruotano intorno a loro, favorendo la loro crescita. E noi in questo momento siamo in una fase di riavvio dell'assistenza specialistica. Fino ad oggi devo dire che c'è stata una collaborazione eccellente in questi anni, con la partecipazione ai viaggi di istruzione, alle uscite didattiche, ai progetti anche extracurricolari, con un supporto importante all'interno del gruppo classe, non solo per i ragazzi con disabilità, ma necessariamente anche per tutti gli altri. Quindi l'assistente entra in gioco non a supporto del lavoro del docente, entra in gioco a supporto di un bisogno di inclusione da parte dei ragazzi con disabilità, lavorando inevitabilmente sugli altri. Perché se l'inclusione è necessaria ed è fondamentale per i ragazzi disabili, lo è allo stesso modo per quelli che potremmo definire normodotati, anche se questo termine a me personalmente piace poco. Ma è così. Oggi sentiamo tanto parlare, no, di situazioni anche molto, molto forti da parte di ragazzi, pensiamo a questi ultimi avvenimenti accaduti. Beh, la scuola ha un ruolo fondamentale insieme alla famiglia, perché se si lavora sul concetto di inclusione, si lavora necessariamente sul concetto di
diritto e riconoscimento dell'altro, di avvicinamento alle esigenze dell'altro. E in questo il ruolo dell'assistente è fondamentale, perché è un ruolo esclusivamente, quasi esclusivamente educativo, quindi a supporto di un approccio di gruppo che diventa fondamentale per i ragazzi disabili, ma che lo è anche ovviamente per gli altri. Quindi devo dire che noi abbiamo fatto dei progetti davvero molto belli con gli assistenti, anche lì trovando all'interno di quel gruppo delle specificità, no? L'assistente musicista che magari ha supportato la band d'istituto di cui fanno parte anche e soprattutto ragazzi con disabilità, perché la scuola è luogo di apprendimento, ma deve essere anche e soprattutto luogo di inclusione e di divertimento, perché solo attraverso la gioia si riesce ad apprendere veramente. Ecco, negli istituti professionali si registra un elevato numero di ragazzi con bisogni educativi speciali e disturbi specifici dell'apprendimento. Quanto è complicata la gestione della classe in queste condizioni? La gestione della classe è complessa, non è complicata, è complessa, è articolata. È il discorso che facevamo all'inizio di questa intervista. Bisogna capire bene qual è il percorso che dobbiamo intraprendere. Perché la gestione della classe non è problema del singolo docente, non è problema del singolo consiglio di classe, ma è una questione che interessa tutto il sistema. E quindi, a mio avviso, intanto è importante, sin dall'inizio dell'anno scolastico, riconoscere figure che si occupano di questo, in collaborazione con lo sportello psicologico, per esempio, in collaborazione con soggetti anche esterni alla scuola. Perché se un gruppo è difficile e complesso da gestire, devono entrare in gioco più forze, i docenti, lo psicologo scolastico e tutti quei soggetti con cui la scuola è in rete, che a vario titolo concorrono alla crescita dei singoli studenti. Che cosa facciamo noi? Cerchiamo di organizzare anche le attività curricolari, quindi legate alle discipline specifiche, in modalità differente, quindi utilizzando in molti momenti della giornata scolastica delle metodologie didattiche innovative. Sicuramente prima tra tutte la cooperative learning, quindi lavorare su una modalità di apprendimento che sia partecipata e interattiva, che non è sempre facilissima, ma anche grazie al supporto delle nuove tecnologie riusciamo a fare un lavoro decisamente importante che ci porta poi a degli ottimi risultati, devo dire. Poi noi siamo in qualche modo agevolati dalle attività laboratoriali, dove il gruppo diventa una squadra vera e propria, con ruoli e mansioni differenti, e tante volte quel lavoro poi ha delle buone e delle ottime ripercussioni su materie dell'asse generale. La gestione della classe, io credo che all'interno di quasi tutti gli istituti scolastici può risultare complessa, perché complessa è la realtà da cui i ragazzi provengono. Quindi riuscire a lavorare bene sul gruppo diventa fondamentale. Per lavorare bene sul gruppo studenti bisogna lavorare sul gruppo docenti. Quindi quel gruppo deve essere un gruppo reale, un gruppo di supporto reciproco con, come dicevamo prima, gli strumenti e una valigetta degli strumenti ben attrezzata. Sicuramente partendo, a mio avviso, dal concetto di empatia, cercare di capire perché quella classe è complessa, perché quel ragazzo non è di facile gestione, perché è oppositivo, perché quel gruppo non riesce a diventare tale. Quindi conoscere e analizzare le dinamiche di gruppo per riuscire in qualche modo a veicolarle e a creare un buon setting, un clima emotivo che agevoli l'apprendimento. Quindi il cooperative learning diventa fondamentale, ma anche le pratiche di tutoring e peer-to-peer. Ecco, chiudiamo con un'ultima domanda. Per far fronte alla realtà che abbiamo appena descritto, è importante avere una progettualità inclusiva.
Ci spiega come vi siete organizzati e quanto è importante avere questo tipo di approccio? Le progettualità legate all'inclusione io penso siano fondamentali in tutte le scuole, in modo particolare in un istituto professionale. Le nostre progettualità curricolari ed extracurricolari si muovono sempre in una modalità, come dire, ibrida e poliedrica, cioè non esistono progetti, per esempio, per i ragazzi disabili. Esistono progetti in cui ci sia un approccio diversificato anche all'interno delle attività extracurricolari, quindi l'inclusione che diventa importante all'interno di progetti in cui ci sono ragazzi con disabilità, ragazzi con generali bisogni educativi speciali, ragazzi stranieri, affinché, lo dicevamo prima, no? La psicologia umanistica di Rogers, ognuno è una risorsa, quindi bisogna all'interno delle progettualità specifiche far diventare ognuno protagonista. Penso per esempio ai progetti che noi portiamo avanti di alternanza scuola-lavoro del famoso PCTO. Riuscire a strutturare dei progetti individuali che siano calibrati sulle peculiarità e le caratteristiche dello studente, anche disabile, ma contemporaneamente lavorare con un gruppo di docenti su un gruppo di studenti. E devo dire che lo scorso anno scolastico abbiamo veramente portato avanti dei progetti molto interessanti che hanno aumentato il nostro livello di inclusività, e questa è stata la risposta poi da parte dei genitori in termini di customer satisfaction. Cioè devo dire che tante progettualità sono state profondamente apprezzate dai genitori, proprio perché al di là dei tecnicismi, al di là delle specializzazioni e del sapere specifico, sono riusciti a creare un ottimo livello di inclusione. Penso ai nostri progetti dei vari indirizzi, a partire da quello moda per arrivare all'alberghiero, all'indirizzo meccanica. Io credo che all'interno delle progettualità, ripeto, sia curricolari che non curricolari, quello che bisogna essere abili a fare è creare un ambiente tale che ogni studente, con le proprie caratteristiche, si senta attore protagonista, attore agente, e ci sia da parte dei docenti una consapevolezza educativa che purtroppo oggi al di fuori della scuola potrebbe perdersi. Adulti di riferimento che conoscono bene il percorso di inclusione e che aiutino i ragazzi a riconoscere l'altro e a rispettarlo nella sua diversità, tenendo presente che la diversità e non è un luogo comune, ma è assolutamente sempre un punto di forza, è sempre un arricchimento. Quindi in questo, come dire, la nostra scuola è agevolata perché all'interno dei nostri gruppi classe ci sono tanti ragazzi con disabilità, tanti ragazzi stranieri e tanti ragazzi che hanno diversi bisogni educativi speciali. Quindi l'inclusione, come dire, è quasi un processo naturale, o comunque sembra un processo naturale, ma alla base c'è una struttura sistemica importante che parte dal dirigente, dalle funzioni strumentali sull'inclusione, dalla rete sull'inclusione, perché noi siamo capofila di una rete che si chiama La Forza dell'Inclusione, dove c'è lo scambio delle buone prassi relativamente alle progettualità, perché ritornando al concetto di formazione, al di là delle teorie, poi alla fine quello di cui il personale, soprattutto docente, ha bisogno è confrontarsi con realtà differenti, scambiare le esperienze lavorative e quindi creare tra scuole un confronto costruttivo sulle buone prassi e anche, come dire, diventando soggetti esportatori di buone prassi, come nel caso dei nostri progetti sull'inclusione. Io penso alla nostra band d'istituto, per esempio, dove il tutto in maniera anche molto ironica e molto semplice
porta tanti ragazzi con disabilità a sentirsi protagonisti, realmente protagonisti. Quindi quel famoso concetto di empowerment, di appropriazione del contesto scolastico da parte degli studenti diventa un elemento che viaggia all'interno delle nostre classi in maniera molto naturale, e devo dire che in questo il personale risponde in maniera eccellente alle sollecitazioni che io o il mio staff riusciamo a portare avanti. L'importante è avere ben chiaro un obiettivo, che è un obiettivo alto e che ci fa superare, secondo me, a mio avviso, tutte le difficoltà burocratiche delle autonomie scolastiche, pensare al miglioramento della qualità della vita dei nostri studenti, e per fare questo i nostri studenti dobbiamo conoscerli, e dobbiamo conoscerli bene. Grazie per essere stata con noi. Grazie a lei, Fabio. Arrivederci a tutti.